Buon pomeriggio a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il webinar di Campus Tour. Oggi ci sarò io a moderare questo incontro. Siete abituati a vedere Lisa Lanzarini, che tornerà presto, già dalla prossima settimana. Non voglio annunciarvi nulla, ma fra un po' vedrete anche, vi indicherò quale sarà il calendario dei prossimi appuntamenti. Lo vedete da titolo. Oggi abbiamo deciso di definire questo incontro per parlare di un argomento attualissimo. Lo vedrete, intelligenza, lo vedete già diciamo, rispetto alle indicazioni che avete avuto all'atto dell'iscrizione: intelligenza artificiale a scuola, prospettive e soluzioni concrete. Oggi, facendo una riflessione, ho pensato su quale fosse il modo migliore per aprire un webinar di questo tipo, su questo argomento che in realtà si presta a tantissime trattazioni, quindi alle trattazioni più svariate, e ho pensato di fare, nella riflessione ho pensato di fare una domanda, diciamo forse al personaggio, passatemi questo termine, più autorevole in questo contesto, che è ChatGPT. Ho chiesto a ChatGPT quale fosse il modo migliore per introdurre un webinar sull'intelligenza artificiale a scuola. Prego con voi fare questa riflessione e leggere brevemente quali sono le indicazioni che ho piuttosto centrate, ammetto. Quindi ChatGPT mi ha suggerito di dirvi: sono entusiasta di darvi il benvenuto a questo webinar dedicato a un argomento che sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e apprendiamo, l'intelligenza artificiale. Poi mi pone un altro interrogativo: cos'è l'intelligenza artificiale? Perché dovremmo interessarcene? E mi propone questa argomentazione. L'intelligenza artificiale è come la magia del mondo digitale, è il passaggio più significativo, quello che forse mi è piaciuto più di altri. Si tratta di far sì che le macchine imparino e siano in grado di compiere compiti che richiedono solitamente l'intelligenza umana. Da assistenti virtuali, che tutti conosciamo benissimo, a sistemi di riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale è già parte della nostra vita quotidiana e sta diventando sempre più importante nel mondo dell'istruzione e oltre. Anche rispetto al contenuto del webinar, diciamo che i contenuti che mi ha proposto sono stati piuttosto significativi. Mi ha proposto: durante questo webinar esploreremo insieme cosa rende l'intelligenza artificiale così affascinante e come sta influenzando il nostro mondo scolastico. Vedremo con esempi concreti come può essere utilizzata per migliorare l'educazione. Anche qui adesso farò una riflessione su questo, dalla personalizzazione dell'apprendimento alla creazione di strumenti educativi innovativi. Scusate questo piccolissimo esperimento banale che ho voluto condividere con voi. In realtà interrogerò ChatGPT per argomenti più significativi come i regali di Natale, ad esempio. E in realtà volevo fare una riflessione con voi e porre un po', diciamo, dare una visione di contesto di quello che è il motivo del webinar di oggi. Vedrete adesso quali sono i relatori, credo che li vediate già in cam, anzi, sicuramente io non li vedo, ma li ho visti fino a qualche secondo fa. Oggi il nostro approccio alla materia sarà estremamente pragmatico. Si parla di intelligenza artificiale a tutti i livelli, su tutte le pubblicazioni, sui mass media, eccetera. Noi vogliamo farlo in maniera un po' diversa, rispetto, diciamo, modalità che contraddistingue un po' il nostro credo e il nostro agire. Vorremmo farlo in maniera pragmatica, cioè vogliamo offrirvi soluzioni. Abbiamo coinvolto una serie di relatori, vi presenterò a brevissimo, che affrontano la questione, la materia, da punti di vista diversi, da anime diverse e prospettive diverse, appunto, scusatemi, che comunque hanno come fattore comune, come filo comune, il pragmatismo, l'approccio pragmatico alla materia. Vi parleremo di soluzioni, di cose che potete portare in classe in maniera definita. Lasciamo a voi la scelta sul se utilizzare o meno queste tecnologie. Vi proponiamo solo il come farlo. Un po' questo sarà, diciamo, il fattore comune di tutti gli interventi. Qui vedete un po' qual è il parterre delle persone che abbiamo coinvolto negli interventi, di quella che possiamo definire una tavola rotonda. Sarà una chiacchierata, quella che faremo oggi.
A proposito di questo, vi invito a porre le domande attraverso l'applicazione, quindi nello spazio dedicato. Dedicheremo un momento finale appunto alla trattazione dei quesiti che avete posto. E interverrà Pietro Alberti, diciamo li declino nell'ordine in cui li state vedendo e non nell'ordine in cui interverranno. Interverrà Pietro Alberti, che è responsabile di ricerca e sviluppo di Campus Store. Sono volti che immagino voi conosciate se seguite i nostri canali e i nostri eventi. Emanuele Micheli, che è ingegnere specializzato in robotica, abbia scritto nella slide erroneamente collabora con Scuola di Robotica. In realtà Emanuele Micheli è Scuola di Robotica. Nicola Miotello, che è responsabile area STEM di Campus Store. Scusate, non mi sono presentato. Mi chiamo Cosimo Ribezzo, sono il responsabile organizzativo di Campus Store Academy, che è l'ente di formazione che opera in seno a Campus Store. Ne parleremo anche più avanti di questo. E poi sono contento di avere con noi Antonio Squeo, che è co-founder e Chief Metaverse Officer di Evolus. Anche Antonio avrà cose molto interessanti da dirci. Allora, io interverrò più avanti, modererò gli interventi di tutti, ed interverrò più avanti per parlarvi di Campus Tour, che immagino la maggior parte di voi conosca già, però di parlarvi, diciamo, di Campus Tour in relazione agli eventi che proporremo anche in riferimento all'argomento che trattiamo oggi. A questo punto chiedo ad Emanuele Micheli, vi avevo detto che menzionavi i relatori non nell'ordine dell'intervento, ma rispetto a come sono stati, diciamo, presentati nella slide. Lascio la parola ad Emanuele Micheli, ringrazio nuovamente tutti voi per essere intervenuti e anche i relatori. Quindi, Emanuele, Grazie ti di te, passo la parola. Cosimo. Do la Grazie possibilità di mille. condividere il tuo schermo. Perfetto, appena mi arriva Sono l'avviso. d'accordo. Intanto grazie Ok. dell'invito, fra poco, perfetto. Grazie a te per essere intervenuto. Sono molto contento di essere qui con amici per presentare appunto alcune idee sull'intelligenza artificiale al servizio della didattica. Cosimo, mi confermi? Sentite bene? Perché avevo sentito qualche Io ti rumore sento di fondo. perfettamente e ti Perfetto. vedo il tuo schermo perfettamente. Immagino e spero che questo accada per tutti. Adesso sono riuscito ad aprire la sezione domande e quindi vedo che tutti stanno ascoltando e ci stanno ascoltando correttamente. Come vi dicevo, vedo già delle domande rispetto al webinar, risponderemo a delle domande, diciamo, nella parte finale. E quindi se potrò vi risponderò in privato durante la chiacchierata. Prego, Emanuele. Grazie Cosimo. Eccoci qua, pronti. Il mio intervento è proprio dedicato a capire un po' meglio cos'è l'intelligenza artificiale, ma cos'è, ne sentiamo parlare, no? È qualcosa che ormai in tutti i media, televisione, giornali, blog, siti internet, social network, tutti i giorni sentiamo parlare di diverse tipologie di intelligenza artificiale. Dobbiamo capire come metterle a servizio della didattica. L'intervento è in due fasi. La prima fase è cercare di capire prima di tutto che cos'è l'intelligenza artificiale. Pensate che la definizione di intelligenza artificiale nasce ufficialmente nel 1956 in una piccola summer school, perché era piccola, non c'era tantissima gente, nella Dartmouth University, e con quelli che poi consideriamo i padri fondatori dell'intelligenza artificiale, fra cui John McCartney, che è proprio colui che coniò questo termine e dichiara in quei giorni su alcuni articoli che non era sicuro fosse il termine giusto per indicare l'intelligenza da dare alle macchine, ma che era il termine che ha trovato migliore. Quindi oggi ci portiamo dietro questo nome di cui neanche i creatori Simon, Herbert, John McCartney, Minsky sono i fautori, erano convinti. Oggi, fra l'altro, nell'ultimo anno abbiamo avuto un'invasione di intelligenze artificiali. ChatGPT, abbiamo visto subito come Cosimo ha interrogato ChatGPT su se stessa, su che cosa, su darsi una definizione declinata alla formazione, e abbiamo visto che il risultato è soddisfacente. Attenzione, ChatGPT, come dice la G di
GPT è un'intelligenza artificiale generativa, cioè genera, produce qualcosa, in questo caso un testo. Ci sono differenti intelligenze artificiali generative che producono testi, che producono immagini, video, siti internet. Pensate che nei prossimi mesi vedremo un'esplosione di siti internet generati automaticamente dalle intelligenze artificiali. E quindi dobbiamo prenderne atto, capire che esistono questi strumenti e ricordarci che sono strumenti. Strumenti come ChatGPT che non sanno cosa dicono, ma che ci danno, generano un testo grazie a delle statistiche, vanno a prendere tantissimi documenti. Attenzione, non sappiamo tutti i documenti che ha avuto in pasto ChatGPT, non lo conosciamo, non ci è dato sapere oggi, lo conosce OpenAI, che è l'azienda che ha prodotto ChatGPT e che è l'azienda alla base di tante altre intelligenze artificiali. E quindi con tutti quei documenti sono riusciti a creare degli algoritmi, dei modelli matematici che in base alla vicinanza e alla ripetizione di determinate parole in determinati contesti fanno sì che statisticamente le risposte che ChatGPT ci dà sono proprio a livello statistico, cioè in base alle parole una vicino all'altra. Quindi ChatGPT non sa cosa dice, ma già nel testo che ha condiviso con noi Cosimo in apertura parla di magia del digitale, vuol dire che ha analizzato così tanti documenti scritti da umani, da giornalisti, da ricercatori, che molto spesso mettono nel contesto dell'intelligenza artificiale il concetto di magia. Cosa pericolosissimo, perché non c'è nulla di magico nell'intelligenza artificiale. C'è matematica, c'è statistica, c'è informatica, c'è programmazione, c'è sacrificio, assolutamente sì, ma non c'è magia. Però, dato che statisticamente probabilmente questa magia viene, questa parola viene messa accanto agli argomenti dedicati alla descrizione dell'intelligenza artificiale, compare anche all'interno di ChatGPT. Quindi, come dobbiamo vivere ChatGPT nel mondo della scuola? Non dobbiamo viverlo come un qualcosa da vietare, da non utilizzare, da demonizzare. Dobbiamo pensare che è un nuovo strumento al nostro servizio in quanto docenti. Possiamo affiancare lo studente con questi strumenti per creare dei contenuti. E ovviamente la conoscenza, la competenza sono alla base di quei contenuti. E non alla base di ChatGPT, perché la comprensione di quegli oggetti che andiamo a costruire con le intelligenze artificiali prevedono una verifica umana, la competenza umana che sa se quell'argomento è stato sviluppato nella maniera giusta oppure no, o ci sono dei bias, degli errori che l'intelligenza artificiale poi replica. E quindi sono strumenti, ma non sono strumenti fini a se stessi. Sono qualcosa che dobbiamo utilizzare in maniera creativa. Noi pensiamo che nel mondo della scuola, nel mondo della didattica, dobbiamo prendere le discipline e far sì che diventino delle possibilità di creazione per i nostri allievi. E quindi anche le intelligenze artificiali diventano degli strumenti che possono dare più libertà di creazione ai nostri studenti e quindi li possiamo utilizzare. Li possiamo utilizzare con testa, con sentimento e portare ai nostri allievi a creare in maniera nuova, diversa, testi, siti internet, testi di canzoni, codice, perché no? Ma è ovvio che senza conoscenza, competenza, queste possibilità ovviamente vengono a mancare. Non possiamo pensare che l'intelligenza generativa, l'intelligenza artificiale generativa ci sostituisca, ma ci affiancherà. Questo è vero, anch'io mi ritrovo molto spesso, assicuro che queste slide le ho scritte di mio senza andare a chiedere a ChatGPT, ma in alcuni casi mi ritrovo a dover produrre magari tanto materiale didattico e quindi vedete che diventa uno strumento anche per voi come docenti nella produzione di materiale didattico dove mi completa alcune parti che sarebbero state lunghe, noiose magari da scrivere, ma che devono essere importanti all'interno del nostro documento. Le intelligenze artificiali generative, ma poi lo vedremo meglio nell'intervento dell'ingegnere Alberti che sarà dopo, potremo collegarle a dei robot e quindi dare un corpo finalmente a queste intelligenze artificiali che sono digitali, che noi non tocchiamo con mano. E allora anche qua si aprono tantissimi progetti dove Now, Pepper, due
fantastici robot umanoidi potranno interagire con i nostri allievi grazie a un motore appunto come potrebbe essere ChatGPT o tante altre intelligenze artificiali generative. Le intelligenze artificiali però non sono solo generative, non producono solo testo o immagini. Faccio sulle immagini potete usare Canva AI, potete usare Adobe Firefly, ce ne sono veramente tantissimi da lì che è quella di ChatGPT. Però le intelligenze artificiali, ora qua, magari mettendo un termine non propriamente giusto, chiamato per il riconoscimento, vengono definite in verità dagli ingegneri informatici predittive, cioè intelligenze artificiali che ci aiutano, per esempio, a riconoscere delle immagini. Sono quelle a bordo delle automobili senza pilota, che ci aiutano a capire un segnale che troviamo per la strada. Ormai sono a bordo di tante, tante automobili anche nella loro produzione di serie. E queste intelligenze artificiali che possiamo trovare possono diventare molto utili. Per esempio, possono diventare degli assistenti al disegno. Ormai già in tante app di disegno per i tablet, disegni un cerchio, l'intelligenza artificiale capisce che più o meno era un cerchio e te lo fa fatto bene. Disegni un quadrato e te lo fa fatto bene con le linee dritte. Quindi diventano degli assistenti. Diventano degli assistenti che potremmo usare magari in situazioni di bisogni educativi speciali, di persone, allievi con delle disabilità, magari motorie, che però grazie a degli assistenti di intelligenza artificiale predittive riescono a disegnare, a completare una frase, a parlare, insomma, veramente possono avere tantissime applicazioni e un po' ne hanno già adesso, già oggi. Ovviamente le possiamo andare a utilizzare per far comprendere ai nostri allievi come vengono manipolati i dati, come vengono gestiti, l'importanza della privacy. Ormai prendendo dell'immagine alla telecamera io posso capire cosa c'è in quell'immagine. Questo è fantastico. Pensiamo a sistemi per il riconoscimento degli oggetti o la lettura di testi per persone non vedenti, ma è anche qualcosa che diventa molto invadente per la nostra privacy e quindi è compito della scuola organizzare delle lezioni dove ci interroghiamo cosa succede ai nostri dati, alle nostre immagini che mettiamo nei social network, come vengono gestite. Ora è ripartita la 10-year challenge che da grandi multinazionali come Facebook, come Meta, vengono utilizzate per predire come invecchia una persona e noi gli diamo in pasto tutti questi dati. E sempre nelle relazioni che mi seguiranno vedrete che ci sono molti robot educativi che voi potete comprare e utilizzare a scuola che utilizzano delle smart camera che consentono velocemente di utilizzare il riconoscimento delle immagini, per esempio. E noi come scuola di robotica abbiamo utilizzato l'Humanoide Now in un progetto europeo dedicato ai bambini autistici che si chiama Automatism, qua c'è il sito internet, dove abbiamo creato dei pacchetti didattici, delle lezioni dove usiamo l'intelligenza artificiale, usiamo Now per il riconoscimento di oggetti e abbiamo creato dei lesson plan per insegnare il ciclo dell'acqua piuttosto che le forme geometriche nella scuola primaria. E lì è un uso dell'intelligenza artificiale per portarci a casa il risultato, l'output didattico, che è l'apprendimento dei nostri studenti. Quindi arriviamo al concetto finale, poi lascio la parola ai miei colleghi, che l'intelligenza artificiale deve essere vissuta come strumento di supporto didattico. Deve essere implementata con delle macchine, qualcosa di specifico che posso toccare e se ho un'idea o un progetto vero, una visione didattica del mondo della scuola, devo avere la possibilità di inserire l'intelligenza artificiale all'interno del mio modello di scuola perché? Perché vado a migliorare il prodotto della scuola, che sono cittadini più consapevoli, cittadini più competenti, cittadini più curiosi e per finire cittadini più creativi. E con questo lascio la parola di nuovo a Cosimo. Grazie. Grazie davvero Emanuele, grazie per il tuo intervento e grazie anche per l'assist che introduce il secondo intervento, che è quello di Pietro, che ci parlerà, come dicevi, di un approccio pragmatico all'intelligenza artificiale, quindi ci mostrerà una serie di soluzioni per portare tutto questo in classe e sperimentarlo attraverso strumenti che molte scuole, dei quali molte scuole dispongono già.
Pietro, ti do la possibilità di condividere lo schermo. Eccomi, Ti vediamo grazie, buon. benissimo, ti sentiamo benissimo. Grazie mille. Bene, buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'ottima presentazione, Cosimo ed Emanuele. Veramente ci dà ampio spazio per poter adesso calarci un attimo anche proprio in termini pragmatici, come diceva Emanuele, in prodotti che possiamo sperimentare a scuola, che ci permettono di sperimentare a scuola questo nuovo argomento che è appunto l'intelligenza artificiale. Noi ovviamente siamo estremamente preparati per quanto riguarda i robot. I robot, come ha detto poc'anzi Emanuele, diventano un po' il braccio operativo dell'intelligenza artificiale. Ecco, abbiamo citato varie tipologie di servizi. Ecco. Mi tenevo giusto a dire una cosa in merito all'intelligenza artificiale. Appunto, io la vedo come un ramo dell'informatica, ok? Volto appunto a sviluppare degli algoritmi tali da essere comparati a qualcosa che farebbe l'essere umano. Ecco, quindi questo è un po' la mia visione dell'intelligenza artificiale, quindi tutti quei comportamenti similumani o tipicamente appunto nostri. Poi ci sono tantissime categorizzazioni, tipologie, è appunto una scienza appunto in continuo divenire. Ecco, fatta un po' questa premessa, concretamente come potremmo a scuola sperimentare con degli oggetti fisici l'intelligenza artificiale? Beh, io ho preparato veramente 5-6 slide per citare alcuni dei robot tipici che ci consentono di affrontare questa tematica. Beh, inizio assolutamente con Now e Pepper, che sono i due robot di Aldebaran Robotics, i quali ci permettono appunto di avere già integrate nei robot stessi delle funzioni di AI. Ad esempio, integrate vuol dire che non serve che i robot siano connessi ad internet, quindi sono delle funzioni, come si dice, embedded, no? Integrate nei robot. Possono Now e Pepper tranquillamente svolgere funzioni di speech to text, per cui la conversione dal parlato in testo oppure dal testo in parlato. Altre funzioni già integrata, ho messo una parola che è visione, molto generica. La visione, grazie alle videocamere di questi due robot, permette loro di, ad esempio, riconoscere dei volti generici o dei volti precisi, fortunatamente istruiti anche a riconoscere degli oggetti e ad agire di conseguenza. Ecco, poi un aspetto assai interessante è che queste funzionalità sono fruibili grazie a un software che ci permette di programmare a blocchi, pur celando all'interno il Python, quindi un linguaggio testuale, ci offre la possibilità a tutti, senza essere degli esperti, di sperimentare questa tecnologia, che questo lo ritengo assai importante da sottolineare. Ultimamente, con Now e Pepper abbiamo la possibilità anche di interagire con queste nuove tecnologie emergenti, queste intelligenze artificiali, tra le quali citiamo oramai quotidianamente questo Chat GPT. Ecco, io lo sto sperimentando proprio questi giorni. Abbiamo un paio di applicazioni che sono in fase di sviluppo e rilascio da parte di Aldebaran Robotics.
che permettono il collegamento a OpenAI, usando nella fattispecie, ad esempio, i Jupyter Notebook e lavorando in Python. E questo sicuramente sarà un software molto gradito nel immediato futuro a tutti coloro che utilizzano già Now e Pepper, oppure per i nuovi che arrivano. Ci sono varie attività che possono essere svolte grazie a queste funzioni di intelligenza artificiale. Qui ho un brevissimo video che ho girato a Parigi qualche tempo fa. Ero assieme ad Emanuele a questo convegno, dove vediamo in questo caso il piccolo Nao con il sistema di videocamere che ha muoversi ed orientarsi su delle mattonelle in maniera direi precisa. Ecco, grazie alle videocamere i robot possono anche, in questo caso questi umanoidi, non solo riconoscere oggetti, ma anche lo stato emotivo, valutare delle caratteristiche degli esseri umani che hanno innanzi a loro e pertanto intraprendere delle azioni di conseguenza. Ecco, questo è un altro aspetto assai interessante. Quindi abbiamo i robot umanoidi come apparecchiature per poter sperimentare l'AI. Poi, andando via sempre con questo approccio pragmatico, c'è una cosa nuova, c'è un robot nuovo ed è appunto il cane robot. Ecco, i cani robot, come ho presentato qualche giorno fa, tra l'altro, a Roma, al convegno NP, ma precedentemente a Maker Faire, sono questi robot quadrupedi che appunto hanno capacità, possibilità di muoversi analogamente a degli animali veri, raggiungere, muoversi in zone un po' ostili o difficili da raggiungere o pericolose, possono essere di aiuto in caso di calamità, quindi vi è sicuramente una necessità di avere delle competenze, di sviluppare nuove competenze in questo contesto. Inoltre, oltre alla classica, tra virgolette, robotica, questi cani robot sono dotati anche di funzionalità di intelligenza artificiale. Ecco, hanno integrato come funzioni, ad esempio, lo speech to text, per esempio i comandi vocali, ma soprattutto abbiamo un sistema di videocamere per monitorare cosa c'è attorno al cane, no? Ad esempio, meccanismi di fermarsi prima di collidere contro oggetti, contro muri, contro ostacoli, appunto evitare ostacoli, piuttosto che anche fare un tracking, seguire delle persone. Questi sono degli esempi di utilizzo molto interessanti e diciamo, per quanto riguarda gli strumenti messi a disposizione per lavorare con questi robot, sono tipicamente di una fascia medio-alta, si lavora in Python, in C++ e sono richieste anche conoscenze di ROS. Ecco. Per quanto riguarda i cani, magari poi più avanti magari vi farò vedere, magari durante questo incontro, magari qualche video che un po' magari esplica, fa vedere queste funzionalità legate alla AI. Ecco, poi come ulteriore tipologia di robot che offrono immediatamente la possibilità di sperimentare l'intelligenza artificiale, abbiamo Dobot, i bracci robotici, tra l'altro quelli più piccoli, più semplici, pensati per la didattica, il Dobot Magician Lite, il primo che vedete qui sopra, e il Magician sotto, hanno delle funzioni di AI grazie al software Dobot Lab, il quale include già un linguaggio di programmazione a blocchi, simile Scratch per intenderci, quindi
facile in termini di accessibilità. C'è un'estensione di intelligenza artificiale, quindi con dei blocchi dedicati a fare una serie di attività, ad esempio il riconoscimento vocale, per cui si può dire al robot prendi il pezzo oppure prendi il pezzo blu, e a fronte di questo riconoscimento far intraprendere al robot una determinata azione. Oppure funzionalità text to speech, ad esempio, per cui il testo convertito in file audio, oppure viceversa, da voce a testo, e ad esempio anche riconoscimento di immagine, per cui andiamo attraverso una serie di funzionalità legate alla classificazione degli oggetti, piuttosto che il riconoscimento facciale, visto che il software ha appunto queste estensioni anche per le videocamere, ok? Riconoscimento ad esempio dei OCR, quindi Optical Character Reader, e no? Ad esempio riconoscimento anche di quella che è un po' l'analisi emotiva, il sentiment di un testo che viene fornito all'interno del nostro programma, ripeto, a blocchi. Ecco, questi bracci, che sono bracci didattici, appunto, hanno già questa caratteristica attuale e futuristica, appunto, legata all'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda, a corollario di questo, vi racconto che un paio di giorni fa ero appunto a Roma al convegno ANP e ho presentato un progetto che ho fatto con i bracci robotici industriali, non quelli didattici, interfacciati a ChatGPT, titolo del mio intervento, del mio workshop, era a colazione con ChatGPT. Qui c'è una piccola infrastruttura, che è un piccolo schema che illustra un po' il meccanismo. L'idea è quella che una persona che vuole fare colazione, in questo caso della frutta, dice: ok, perché non ci facciamo consigliare da ChatGPT? Ma quindi abbiamo ChatGPT al quale andiamo ad interrogare, ChatGPT che mi risponde, però ho fatto una cosa un po' più creativa: oltre a leggere la risposta in un monitor, un dashboard, ChatGPT andava a dialogare, a inviare dei comandi anche a un braccio robotico che porgeva la frutta direttamente all'interno di un piattino, per cui le possibilità divengono veramente tante. Magari posso parlarvi ancora in seguito, se c'è tempo, un po' più approfonditamente di questa soluzione. Altri strumenti assai interessanti che possiamo utilizzare per l'intelligenza artificiale provengono da una nota azienda italiana, la Arduino. Okay. Quindi Arduino e AI, con i quali siamo partner da parecchi anni. Arduino, che conosciamo, o se non conosciamo, vi dico rapidamente, è un'azienda che produce delle schede elettroniche, kit per sperimentare l'elettronica, le materie STEM, far progetti di qualsiasi natura. Su internet trovate una miriade di progetti alla portata di tutti. Ecco. E sviluppa anche contenuti didattici. Ecco, Arduino ha fatto un kit che si chiama Arduino Tiny Machine Learning Kit, che è basato sulla scheda Arduino Nano, una scheda bella ricca di sensori, alla quale è stato aggiunto uno shield e una videocamerina. Ecco, grazie a questo sistema è possibile esplorare degli esempi pratici di machine learning legati ad algoritmi classici piuttosto che a reti neurali profonde e basate su TensorFlow Lite. L'idea è quella di sviluppare delle applicazioni in cui l'intelligenza artificiale è localizzata sull'oggetto, senza la necessità di utilizzare una connessione ad internet, attendere la risposta di internet ed agire. Quindi è un'intelligenza che viene integrata all'interno del progetto che si va a realizzare. Ecco, esempi vari consentono di costruire dei sistemi che
reagiscono magari a un comando vocale piuttosto che a delle gesture, a dei movimenti o riconoscimento di volti. Quindi è molto interessante anche questo kit di Arduino. E un altro oggetto che ho sperimentato anche quest'estate, personalmente, è l'Arduino Nikla Vision, per cui è una videocamera, ovviamente una scheda Arduino con videocamera integrata, che offre la possibilità di essere programmata in Python, Wi-Fi, Bluetooth, a microfono, accelerometri, e supporta anche il Tiny Machine Learning, per cui è possibile di realizzare dei progetti di AI molto interessanti. È compatibile con l'Arduino IoT Cloud, che contiene un plugin per lavorare con Edge Impulse, la piattaforma appunto per creare dei modelli di intelligenza artificiale. Ecco, ricordo un bellissimo esperimento che ho visto qui recentemente a Roma alla Maker Faire, dove Andrea Richetta di Arduino appunto me lo illustrò. C'era una Nikla Vision che osservava su un piattino varie tipologie di insetti che erano stati classificati. Erano dei disegni, non erano insetti vivi, però è molto interessante per appunto analizzare le tipologie di insetti presenti in un contesto con una videocamera e con tutto quello che poi di seguito ne può conseguire salvando questi dati in cloud, condividendoli, alert e così via. Quindi è molto molto interessante anche questo approccio appunto di Arduino. Ecco, come ultima slide di questa mia introduzione ai vari robot che possono essere utilizzati nella sperimentazione dell'intelligenza artificiale, c'è Makeblock, che conosciamo tutti magari per il famoso MBot. Adesso c'è MBot 2, c'è Hello Code. C'è Cody Rocky, ci sono tanti altri piccoli robot costruiti da Makeblock Education, e loro hanno sviluppato un bellissimo software che si chiama mBlock, basato su Scratch, dove ci sono tanti blocchi, e tra questi blocchi ci sono appunto anche i blocchi per l'intelligenza artificiale, per cui le classiche funzionalità che abbiamo visto prima anche con Dobot, l'app di Dobot, le troviamo già anche qui. Ecco. A corollario di questo hardware, Makeblock ha realizzato anche una smart camera, per cui a bordo del robot è possibile proprio alloggiare una videocamera e pertanto le funzioni di visione che nella versione senza camera erano demandate alla videocamera del computer, adesso la videocamera può essere utilizzata appunto a bordo del robot, per cui abbiamo un'intelligenza artificiale che va in giro, che si può muovere, che ne so, potrebbe riconoscere dei cartelli stradali nel percorso, questo robottino, e agire di conseguenza. Ecco. Per cui abbiamo anche questa tipologia di robot, e come avete visto un po' il filo conduttore, a parte per i cani, il fatto di poter lavorare sempre con strumenti accessibili, utilizzabili nei laboratori scolastici, in particolare molto a blocchi. Questo vale sia per i robot piccoli ma anche per robot più grandi, questa nuova metodica. Ecco. Io avrei finito Grazie, questa breve introduzione. Pietro. Ti ringrazio per le molteplici indicazioni che ci hai fornito e anche le molteplici soluzioni che ci hai fornito. Adesso farei intervenire nella nostra chiacchierata Antonio Squeo, che ci ha ascoltato sino ad ora. Chiedo ad Antonio di attivare la sua cam. Eccoti, Antonio, grazie. Do anche a te la possibilità condividere lo schermo così che tu possa condividere le tue slide. Perfetto. Puoi farlo, ecco. Ci parlerai della tua proposta, ci parlerai del tuo approccio e della tua visione
spoilerò il fatto che tornerai a parlarci di intelligenza artificiale generativa, che è l'argomento che spopola fra le domande che dopo leggerò. Ci sono delle riflessioni molto interessanti. Infatti, a volte mi avete visto sorridere proprio perché alcune questioni che hanno posto sono davvero originali, ma nello stesso tempo significative. Quindi, dopo dedicheremo uno spazio, spero di aver tempo alle vostre domande. Prego, Antonio. Intanto grazie per l'invito, grazie a tutti quanti voi come campus forum. Io parto con la parola copilot, che creare copilot personalizzati in modo low code. Si vede il mio viso anziché la presentazione, Cosimo? O state vedendo la presentazione? Cosimo? Ti confermo che vediamo correttamente la presentazione a tutto schermo Fantastico. e il tuo, quindi puoi Perfetto. continuare. Quindi a livello di quello che mi dedicherò oggi è il concetto di copilot, significa copilotare, fare insieme. Cioè qui non dobbiamo in alcun modo pensare che l'intelligenza artificiale generativa possa sostituire, ma è come se guideremo insieme, noi insieme a lei. Come tipologia di approccio. Perché low code? Perché deve essere quasi democratizzante, cioè chiunque deve poterla creare. Non usare, anche creare, perché la novità è questa. Perché tutti parlano oggi diciamo, di intelligenza generativa. Il punto è un altro. Utilizziamo ChatGPT che ha avuto 175 billion di validazioni e con l'ultimo investimento fatto da Microsoft ha avuto 300 billion, cioè, non so neanche con quante aziende esistive, billion di validazioni. Il punto è invece non avere dati solo su ChatGPT. Qui il punto vero è poter mettere dei nostri contenuti all'interno di ChatGPT, tale che possiamo essere artefici e a coautori, quindi copiloti di quello che ChatGPT poi deve andare a. Vorrei correggermi su ChatGPT perché ChatGPT è un conto, OpenAI è un altro. Quindi, OpenAI è l'azienda che ha costruito ChatGPT ed è gran parte ed ha avuto il maggiore finanziatore che è Microsoft. Evolus cos'è? Evolus invece ha avuto la possibilità, sono 6-7 anni che siamo tra le prime aziende a livello mondiale per Microsoft, di partecipare a questo AI Lab, che è diciamo, solamente 10 aziende in Italia, diciamo, quelli che fanno le cose più strane in questo tipo di ambito, ma per mettere in condizioni a chiunque di poter generare diciamo, del copilot, del GPT personalizzato. Quindi OpenAI è l'azienda di proprietà di ChatGPT che è stata finanziata da Microsoft. Questo AI Lab invece è un laboratorio dove hanno unito in questo tavolo circa una decina di aziende che provvederanno a fare la democratizzazione della generative AI costruita da Microsoft. Questo è il primo che abbiamo ricevuto quest'anno, l'anno scorso anche quest'anno, come miglior soluzione global. A livello internazionale, per quanto concerne il concetto educational, e noi siamo un po' ossessionati da un fatto, cioè non conta la tecnologia, ma conta quello che ne faccio con la tecnologia. Quindi io imposterò tutto il lavoro oggi, tutto quello che vi chiederò, di esattamente quello che voi potete fare attraverso questi strumenti. Poi che si chiami ChatGPT, OpenAI, o i servizi di Azure, o mille altre intelligenze, secondo me è relativo. Il punto fondamentale è come costruire delle ChatGPT, lo dico come virgolettato, personalizzate, cioè mettendo i vostri contenuti. E lì la cosa, secondo me, la vera sfida, la cosa più bella che si possa fare. Quindi come preparate oggi le vostre lezioni? Le preparate in maniera, diciamo, abbastanza tradizionale, quindi abbiamo video, abbiamo tantissime cose. Quindi il nostro scopo non è un nuovo modo di fare lezioni, ma è un modo di fare lezioni nuove. Perché i contenuti a voi non mancano, ne avete tutti. Il punto è come far usufruire questi contenuti agli alunni per essere più accattivanti, convincenti
come canale di comunicazione, non come contenuti. E come vedere un presentatore monotono o vederlo un presentatore che mette passione, no? Quindi non è un problema di contenuti che mancano, quindi un nuovo modo di fare azioni. No, 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 è un modo di fare azioni nuove nella logica proprio di interazione. E in realtà i materiali ce li abbiamo già tutti, abbiamo video, abbiamo audio, abbiamo PDF, abbiamo documentari, suggerimenti bibliografici, abbiamo di tutto ormai. Qual è il punto fondamentale? Abbiamo due punti fondamentali. Uno, se oggi voglio portare in aula, perché le due cose sono tutte collegate, un oggetto, cioè oggi voglio portare in aula un qualcosa che in aula non può esserci, immaginate il Colosseo in aula, una luna, tutti i pianeti in aula, che per ovvie ragioni non possono andare a prendere, un cuore aperto a livello di anatomia e spiegarlo, una cellula chimica e spiegare in aula, non posso farlo. E qui c'è un primo step, cioè qui la modellazione 3D aiuta molto a fare questo tipo di discorso. Il passaggio successivo è: cosa posso fare una volta che porto oggetti particolari in aula? È lì che abbiamo un po' approfondito il concetto: qual è il miglior scenario per me per fare in modo che Copilot e quindi l'intelligenza generativa possa dare il meglio. Io sono un ex timido, non si direbbe, ma sono un ex timido, che aveva paura alle elementari a far domande. Mi nascondevo, cercavo sempre di non, perché mi sentivo giudicato. Per me fare domande era quasi, ancora faccio domande sceme. Poi ho capito dopo che non sono mai le domande sceme, ma sono le risposte a maturità. Ma chi domanda, alla fine, la domanda è solo segno di curiosità. Tutti questi ragazzi che non vogliono far domande, quale sarebbe il concetto ideale? Avere il prof a casa quando ritornano a casa, quindi poter parlare da soli col professore in maniera molto, molto, molto confidenziale, per non essere giudicati. Per la questione degli alunni invece che studiate a sostegno, lì dopo è scontato che chiaramente si possono fare cose bellissime, ma c'è questa fascia di ragazzi timidi che realmente non performano in classe perché non hanno il coraggio di fare queste domande. Quindi dovete ora immaginare questo discorso qui. Un alunno va in aula, sta in aula, non fa domande. A un certo punto il prof dice, supponiamo stiamo parlando di una statua greca. Vado, inquadro questo QR che vi prego di fare, voi potete inquadrare questo QR, lo potete posizionare dentro la statua, è una statua greca, una statua romana, non mi ricordo a cosa è collegato. Ora non potete farlo al parlato e incominciare a parlare con questa statua. E le risposte le ha praticamente scritte, le ha date il prof, ma non le risposte. Se il prof cosa ha fatto? Attraverso dei semplici PDF, dei semplici formati Word, del CSV, degli MD, dei marketing digital e dei TXT, ha con un tasto destro upload, ha quasi scansionato, ha uploadato queste informazioni, e automaticamente il Copilot, il GPT personalizzato è stato creato. Quindi, quando questa statua sarà posizionata, poi magari gli manderemo degli esempi concreti, sarà posizionata in casa, da parte dell'alunno, lui potrà parlare con la statua, con tre tipologie di contenuti. C'è il GPT nella sua globalità, ciò che sul web esiste di quella statua, e ciò che è stata la lezione, tutti gli upload che ha fatto il professore, di quella statua. Ma lì possiamo scegliere insieme. Possiamo addirittura decidere che la generative AI è solo i contenuti che ha deciso di fare il prof. Questo significa che ognuno di voi decide il tipo di insegnamento, ma soprattutto riusciamo a risolvere un problema. L'alunno potrà parlare col professore a casa in qualunque momento di quella lezione. E sarebbe molto interessante, perché l'abbiamo già fatto, una sperimentazione di una classe che faccia questo tipo di assistenza agli alunni e un'altra scuola, un'altra classe invece che non l'abbia. Perché è chiaro e evidente che chi fa domande non ha problemi, ma chi non fa domande aumenta automaticamente la propria capacità di apprendere, potendo non aver mai più vergogna di fare domande al professore. E questo è uno scenario, secondo noi, non inclusivo, ma di più, che è alla base, secondo noi, del vero utilizzo etico
diciamo, dell'intelligenza artificiale generativa. Ecco il concetto di co-pilot, guidiamo insieme. Cioè non è che c'è una sostituzione della lezione fisica, no. La lezione fisica ci sarà sempre, ci mancherebbe. Devono probabilmente cambiare i modi di comunicare nella lezione fisica. Esempio, voglio portare la Luna in classe, devo avere un modo per poterlo portare, devo poter far parlare della Luna, delle stelle, voglio che la gente si impari con le mie dispense, devo poter fare le mie dispense. E quali sono i servizi che attualmente utilizziamo? Perché la cosa carina è che chiunque può creare il proprio GPT, chiunque, perché il punto fondamentale nel linguaggio anche da parte nostra, parlare ai miei colleghi, chiunque con un semplice carico documento deve poterlo generare. In questo, ora vado un po' più sul tecnico, è normale che per far questo devo utilizzare Azure OpenAI, with your data, ma è irrilevante per chi ci sta ascoltando dall'altra parte. Quello che è importante è, per poter far questo, che devo fare? Devo avere questi documenti, in futuro anche video immagini. Che succede? Quando io incomincio a parlare, non chattare, e anche questo passaggio è parlare in modo normale, quando incomincio a dire buongiorno, lui capisce l'italiano. Se dico bonjour, automaticamente va in 47 lingue diverse. E cioè, voi potete caricare i documenti in italiano, ma lui già fa le 47 traduzioni. E se abbiamo alunni extra, diciamo, che arrivano da anche altri stati, extracomunitari, e quindi sempre con il centro dell'inclusione, hanno la possibilità di averlo sia in italiano che nella propria lingua. Quindi se loro dicono buongiorno, introduce l'italiano, ma se dovessero dire nella lingua, anche araba, anche di qualunque provenienza, lui incomincia a parlare nella lingua per cui è stata chiesta, diciamo, automaticamente la traduzione. E quindi io sintetizzo il tutto dicendovi che la cosa, uno, si copilota insieme, si guida insieme, non è mai sostitutiva, noi non vogliamo in alcun modo sostituire la lezione fisica. Non riesco a portare dei contenuti in aula, devo potermi far aiutare dall'extended reality, quello che in passato si chiamava anche metaverso, ma soprattutto il concetto di tecnologia, ma soprattutto io devo poter poi parlare con la lezione. Se ho erogato una lezione, io devo poter parlare con la lezione, quindi con quel QR mi porto la lezione a casa e da quel momento devo poter fare tutte le domande che voglio. Per lo code intendiamo senza bisogno di conoscere alcun codice. È ovvio che chi già conosce Python, vive Dio benvenuto, come diceva, ci mancherebbe. Però dobbiamo, secondo me, la vera esplosione è quando tutti potranno permettersi di farlo in proprio. Ovviamente l'ideale per noi si può fare con tablet, cellulari, l'ideale è farlo farlo anche, perché gli alunni possono utilizzare tablet, cellulari, qualunque cellulari, tablet, qualunque tipo di strumento. L'ottimo sarebbe poterlo fare con l'ultimo ritrovato dei visori, che è questo, diciamo, del WebX. Io non ho, Antonio, in realtà, domande senza alcun tipo intervengo a gamba tesa e ti ringrazio per l'intervento e per questa indicazione, appunto, significativa sulla possibilità, rispetto alla tua proposta, la possibilità di personalizzare il motore di GPT. Conoscevo, ne avevamo già parlato, e quindi sono contento che tu ne abbia potuto parlare anche in questo contesto. Le domande fioccano, iniziano ad essere decine, quindi sì, poiché volevo trattarne alcune, chiedo a Nicola di intervenire. Nicola adesso si presenterà, eccoti, grazie Nicola. Nicola ci parlerà di intelligenza artificiale un po' sulla scia di Pietro, legata all'utilizzo di alcuni strumenti hardware. In particolare, gli strumenti di cui Nicola parlerà sono quelli che si trovano spesso anche nelle scuole del primo ciclo, e quindi, proprio perché volevamo dare indicazioni diciamo, nel senso più ampio possibile, Nicola tratterà questo argomento e quindi parlerà anche a quel pubblico. Prego Nicola, ti do la possibilità di condividere il tuo schermo. Grazie Cosimo, grazie anche per avermi dato la possibilità di intervenire a questo webinar, a mio avviso molto interessante, sentendo anche i relatori che mi hanno preceduto. Vediamo di condividere un attimo lo schermo. Eccoci qua, dovreste vedere. Lo vediamo correttamente, quindi puoi procedere.
Perfetto. Allora sì, come vi dicevo, io in Campus Store mi occupo principalmente di prodotti STEM e Campus Store è da più di 30 anni che diciamo è con le mani in pasta in questo mondo, nel mondo delle STEM, quindi per me è un estremo piacere mostrarvi alcune soluzioni di robotica educativa che si interfacciano anche con il mondo dell'intelligenza artificiale in maniera semplice ma piuttosto significativa anche dal punto di vista didattico. Quelli che vedremo, e mi collego ai prodotti che ha mostrato prima anche l'ingegnere Alberti, sono prodotti di robotica entry level, quindi proprio per muovere i primi passi con l'intelligenza artificiale. Vedremo quattro prodotti nello specifico, Intellino, che è un treno smart che abbiamo fatto vedere anche altre volte agli eventi come Didacta, Robolink Zoomi, che è una macchina per l'intelligenza artificiale applicata alla guida autonoma, Matata Lab Binchibot, che è un robot programmabile molto versatile, e infine vedremo Lego Education Spike Prime con un'integrazione particolare che però vi farò vedere alla fine. Io sono solito dire che questi sono prodotti di robotica educativa high ceilings and low floors. Cosa significa? Che non sono solo semplici robot, ma per utilizzare un po' un linguaggio STEM, artefatti cognitivi, cioè degli strumenti che ci permettono di sperimentare concetti che solitamente sono nei libri di testo con prodotti che possiamo toccare, con cui possiamo agire e che ci permettono di sperimentare l'intelligenza artificiale anche con livelli crescenti di difficoltà, dai progetti più semplici ai progetti più complessi. Sono prodotti assolutamente inclusivi che vanno a coprire un ampio range di fasce di età. Appunto, comincerei con Intellino, il nostro treno intelligente. Intelligente perché può essere programmato in più modi. Può essere programmato con dei tasselli proprio tangibili, dei tasselli fisici che vanno posti sulla pista del robot. Abbiamo poi la possibilità di fare una programmazione a blocchi tipo Scratch. E poi, qui diventa interessante la cosa, abbiamo anche la possibilità di fare una programmazione con un linguaggio di alto livello come Python e con le sue API dedicate. Il bello di Intellino è che posso fare anche un po' un mix di questi linguaggi di programmazione, in particolar modo posso mischiare la programmazione tangibile con la programmazione a blocchi oppure con la programmazione in Python, ed è per questo che è uno dei pochi prodotti che, diciamo, in qualche modo supporta il cosiddetto hybrid coding. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ha un'integrazione molto interessante con la Teachable Machine di Google. Quindi posso fare tutta una serie di esperimenti, dal riconoscimento di volti al riconoscimento di cartelli stradali, direttamente all'interno dell'applicazione di programmazione a blocchi di Intellino. Abbiamo detto che sarà un intervento concreto, sono tutti interventi concreti, quindi vi mostrerei anche due esempi di programmi che si possono fare con Intellino. Il primo programma che vi farei vedere è questo, cioè noi andiamo a realizzare con la programmazione a blocchi un programma nel quale vengono riconosciute dalla webcam le espressioni del volto. Intellino avanza o si ferma in base all'espressione del volto che vado a fare di fronte alla webcam. E lo vediamo qui direttamente anche dal codice di programmazione. Quando viene rilevato un sorriso dal mio volto, cosa deve fare Intellino? Al prossimo incrocio deve andare dritto e i LED diventano di color verde. Oppure, nel momento in cui vado a fare un fischio, ok, vado a cambiare di direzione. Questo tutto quanto tramite un'estensione di intelligenza artificiale già inclusa all'interno di Scratch per Intellino. Il secondo esempio che vi vorrei far vedere è questo, e in questo caso andiamo ad utilizzare non un'estensione già contenuta all'interno dell'ambiente di programmazione, ma andiamo a sfruttare, come vediamo qui, la Teachable Machine di Google, dove noi andiamo a istruire un modello. Cosa andiamo a fare? Andiamo a far visualizzare tramite la webcam dei cartelli, ok?
che può essere appunto la freccia vai avanti, gira a destra, gira a sinistra, fermati e continua dritto. Questo diventa molto interessante perché anche con un esempio semplice come questo, affronto dei concetti che sono centrali nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché affronto ad esempio il concetto di sampling, cioè di campionatura. Come fa la macchina ad imparare che quel cartello è vai dritto? Devo mostrare un tot di volte, un tot di campioni, realizzare un tot di campioni con quel cartello, in modo tale che poi lo posso utilizzare all'interno del codice di programmazione per fare qualcosa. E vediamo in questo caso appunto che quando si va a mostrare il cartello, diciamo, vai dritto, il treno al prossimo incrocio andrà dritto, gira a sinistra ovviamente, girerà a sinistra, girerà a destra e così via. Tutto quanto fatto appunto mostrando questi segnali alla webcam. Passiamo ad un altro prodotto che è Zumi, e qui diventa molto interessante perché c'è un po' una combinazione tra l'intelligenza artificiale, se vogliamo, anche l'educazione civica e l'educazione stradale. Questo perché Zumi è un'auto intelligente, si basa su Raspberry Pi Zero, quindi si dà anche tutta una serie di possibilità di personalizzazione da questo punto di vista. Si può programmare sia a blocchi, tipo Scratch, sia anche con la programmazione in Python, e anche in questo caso abbiamo delle API dedicate. Diventa molto interessante qui il concetto di intelligenza artificiale, perché viene applicato alla guida autonoma, oltre al fatto che il robot è dotato di tutta una serie di sensori per svolgere in maniera efficace la sua funzione. E lo vediamo qui. Qui abbiamo una mappa con Zumi, e in questo caso Zumi è in grado di riconoscere sia cartelli stradali, quindi quando andremo a mostrare il cartello stop, Zumi deve fermarsi, quando andremo a mostrare il cartello in direzione a senso unico verso sinistra, la macchina dovrà eseguire correttamente le istruzioni. Non soltanto questo, ma dovrà rimanere anche all'interno delle carreggiate. Quindi diventa molto interessante sia per quanto riguarda la guida autonoma, sia per quanto riguarda anche poi ovviamente questioni di educazione civica e anche di educazione stradale per ovvie ragioni, insomma. Quindi è un prodotto STEM a tutti gli effetti, non soltanto informatica, non soltanto matematica, ma tante materie che si combinano tra di loro. Passiamo poi a Matatalab VinciBot. Questo è un robot programmabile dotato di ben 8 sensori che vanno dal sensore di luminosità al sensore di riconoscimento rumore, al sensore TOF, quindi time over flight, al sensore infrarossi, e che più ne ha più ne metta. Anche in questo caso abbiamo la programmazione a blocchi, abbiamo una programmazione in Python con API dedicate. In questo caso, come citava poc'anzi Pietro Alberti, abbiamo anche TinyML, che è appunto un tipo di machine learning pensato per funzionare anche su strumenti che non hanno una grossa potenza di calcolo. Cosa possiamo fare con VinciBot? Possiamo sfruttare 4 modelli di TinyML per fare tutta una serie di attività. Possiamo ad esempio istruire la macchina che quando vengono pronunciate determinate parole il robot deve eseguire tutta una serie di azioni. Abbiamo poi la gesture recognition, che quindi mi va a riconoscere delle gestualità per fare qualcosa, come ad esempio scrivo sul foglio di carta ad esempio la lettera A, poi la lettera M, mi va a riconoscere il gesto, faccio apprendere al robot che questo è il gesto per scrivere la lettera A, questo è il gesto per scrivere la lettera M, e il robot deve riconoscere effettivamente che lettera sto scrivendo. C'è poi un terzo modello che posso utilizzare, che è l'object recognition, quindi mi va a riconoscere gli oggetti in base alla loro forma, alla loro struttura fisica, e un quarto modello un po' particolare, che è l'object recognition, però pensato per le competizioni di robotica, quindi mette in campo tutta una serie di concetti un po' particolari.
Io vi farò vedere un esempio in questo caso di Wake Up Words Recognition, quindi del riconoscimento delle parole per far compiere delle azioni al robot. Ecco qui, vediamo un esempio concreto, cioè la realizzazione di un programma nel quale vengono riconosciuti dei comandi vocali. E VinciBot, per l'appunto, compierà diversi movimenti in base al comando pronunciato. Quindi, quando vado, ad esempio, a pronunciare forward, il robot si muoverà in avanti. Quando vado a pronunciare backward, il robot andrà all'indietro. Quando invece vado a pronunciare turn around, il robot girerà su se stesso. È qualcosa che siamo abituati a fare tutti i giorni con i vari Alexa, Siri e compagnia discorrendo, però in quel caso il prodotto è già pensato per fare questa cosa. Nel caso invece di VinciBot, il robot non sa fare assolutamente nulla, siamo noi che tramite machine learning diamo la possibilità al robot di compiere delle azioni. Nel caso specifico, poi qui vedete che ci sono queste onde, okay, che in realtà sono delle campionature o dei sampling. Cioè, io per far riconoscere dico backward, ho bisogno di ripeterlo più volte in modo tale che poi la macchina sia accurata. Questa serie di campionature, di sampling, vengono racchiuse all'interno di classi. Appunto, la classe forward riconosce tutta una serie di campioni del sottoscritto che pronuncia appunto la parola forward, in modo tale che poi la macchina sia precisa e sia abile al riconoscimento vocale. E qui vi faccio vedere un breve video dove appunto si vede che nel momento in cui io vado a dire forward, il robot avanza, poi vado a dire backward e il robot si muove all'indietro, poi vado a dire turn around e il robot si va a girare su se stesso. Ecco, questo è un esempio molto semplice, però penso piuttosto efficace, di dimostrazione dell'utilizzo appunto di riconoscimento vocale per far fare delle azioni al robot. E infine passerei all'ultimo prodotto, che è una combinazione un po' particolare, come vi annunciavo prima, che è appunto Lego Education Spike Prime. Non soltanto Lego Education Spike Prime, che penso la quasi totalità di voi conosca, cioè quel prodotto di Lego che può essere montato per far fare delle cose ed essere programmato grazie al mattoncino intelligente, ma Lego Spike Prime integrato con il set di espansione che va ad aggiungere altri 600 componenti al kit base di Lego e l'integrazione con Raspberry, e quindi diventa molto interessante la cosa, perché grazie all'integrazione con un Raspberry Pi 4 e al Raspberry Pi Hat, che è un'estensione diciamo della scheda Raspberry, posso andare a sostituire il classico mattoncino intelligente giallo e bianco per governare tutta la struttura, tutte le parti meccaniche di Lego Spike Prime tramite una scheda Raspberry. Questo apre ovviamente ad un'infinità di possibilità, perché in questo caso posso fare anche programmazione in Python, programmazione in C, ci si può collegare tutta una vasta gamma di sensori che sono compatibili col mondo Raspberry, tra le quali camere per l'intelligenza artificiale come quella che vi aveva mostrato prima Pietro, e soprattutto, grazie a Raspberry, supporta tutta una serie di diverse piattaforme per l'intelligenza artificiale, dalla Teachable Machine di Google, a TensorFlow, a Microsoft Cognitive Services e tanti altri. Quindi in questo caso posso fare una personalizzazione estrema sia della programmazione sia della piattaforma che vado ad utilizzare per ottenere risultati diversi. Ad esempio, se vado ad integrare una camera, posso fare in modo che il mio rover fatto di mattoncini Lego vada a seguire un determinato target, un determinato obiettivo, oppure che un braccio costruito sempre con Lego Spike Prime sia in grado di riconoscere degli oggetti e spostarli da una parte all'altra. Le possibilità sono davvero infinite, già Lego è famoso per la sua versatilità, per le possibilità che offre, e in questo caso appunto le possibilità aumentano ulteriormente.
Io Cosimo avrei Grazie. finito il mio intervento e ti passerei la parola nuovamente. Estremamente interessanti, grazie davvero. Io richiamerei, vi richiamerei tutti in realtà, vi chiederei di riaprire le cam perché mi piacerebbe porvi delle domande. Anzi, chiedo da subito ad Emanuele se vuole Microfono qua. diciamo, integrare qualcosa rispetto a quello che è stato detto dai colleghi. Guarda, solo proprio due parole senza slide, l'importanza della formazione degli insegnanti e dell'aggiornamento. Scuola Robotica e Campus lavorano insieme su questo campo, anche su questo campo, e quindi tutte le cose che avete visto hanno bisogno di un fondamento, di un pilastro che è la formazione degli insegnanti e dell'aggiornamento. Siete in tantissimi. È venerdì, sono quasi le 6, questo è veramente un risultato bellissimo. Sappiamo che possiamo fidarci di voi nel mondo della scuola, perché se avete questa voglia di rimanere con noi a parlare di argomenti complessi, è un gran segnale. E quindi tutto quello che avete visto viene accompagnato e verrà accompagnato da corsi di formazione, di aggiornamento. Stanno uscendo le linee guida sulle STEM, quindi ci sarà modo di accompagnarvi nell'utilizzare questi strumenti che senza dei adeguati lesson plan, unità didattiche di apprendimento, chiamate come volete, e senza la vostra voglia, le vostre competenze e conoscenze, poi rischiano di rimanere fini a se stessi, e invece sappiamo che diventeranno vita, creazione, grazie alla formazione. Mi permetto di rivolgerti una domanda che ci pone Antonia. In realtà, Antonia, la sua è una perplessità. Ci dice, no, ci chiede, non c'è il rischio che alcuni alunni non si impegnino per migliorare la risoluzione dei problemi e delle difficoltà avendo accesso a sistemi del genere che consentono di ricevere le risposte con così grande facilità? Guarda, secondo me due risposte. Quando è arrivata la calcolatrice, l'essere umano non ha perso le capacità di calcolo, ma la calcolatrice ci ha permesso di fare calcoli che prima non potevamo fare. Così l'intelligenza artificiale ci permetterà di fare cose che non potevamo fare prima. Le risposte che ci dà l'intelligenza artificiale, non è uno strumento per avere, risposte, è uno strumento di creazione, è un supporto. Io quelle risposte, e come ha detto anche Antonio, no? Riuscire a creare intelligenza artificiale su misura delle risposte dell'insegnante è una cosa importante. Quindi non dobbiamo vederlo come qualcosa che ci toglierà la possibilità di affrontare i problemi, ma che ci darà Hai modo ragione. di realizzare risposte a problemi che prima non potevamo proprio realizzare. Oltretutto aggiungerei a questo, ma non magari la facciamo a tavola rotonda, è che quando uploadate, prendete i documenti e li inserite agganciati, diciamo, al gemello digitale alla lezione, lì si può decidere. Devi poter parlare solo con quello che io ti ho dato, io professore, aggiungi il web, aggiungi ChatGPT. Cioè, quando parliamo del vostro copilot, è vostro. Decidete voi poi se deve rispondere solo con le vostre cose. Su questo, Antonio, c'è la domanda per te. La domanda che avevo pensato di rivolgerti è che fa riferimento al tuo intervento. Un Luca in particolare ci chiede di quanto materiale ha bisogno, cioè quanto deve essere significativo il materiale da dare in pasto all'intelligenza artificiale personalizzata affinché diventi affidabile, tra virgolette, leggo, cioè ripeto quello che sto leggendo. Allora, guarda, l'importante, i colleghi lo sanno, è che la quantità di testo sia importante che sta dentro, no? Quindi se è un documento in PDF con tutta una serie di ciò che loro vogliono che sia la lezione, è affidabilissimo. È ovvio che puoi limitare la risposta a quello. Quindi il punto della validità, ormai abbiamo, cioè ChatGPT al Gol 4.0 ha imparato a imparare, no? Ha capito come imparare, che lì è la novità grossa. Quindi se tu mi metti 10 fogli di PDF tutti scritti dalla tua lezione, lui ti racconterà quello, ma con tutti i dettagli. La cosa bella è che tu fai le domande come vuoi, è lui che ti va a pescare le informazioni. Se poi aggiungi a quello anche la capacità di ChatGPT di dialogare, è normale che si integra. Quindi
Quindi il punto fondamentale è che l'importante è che ci sia tanto testo, soprattutto non tanto, tanto il testo. Antonio, ti chiedo scusa se ti interrompo, ma leggendo le domande ho anche dei punti di vista sui pareri di chi ci sta ascoltando. Un concetto che ritorna spesso nelle osservazioni che fanno in chat è l'idea, il timore, eccetera, che questi sistemi sostituiscano il docente. È la risposta. In realtà la tua narrazione risponde a questa obiezione anche senza avertela posta, in realtà. Guidare insieme. Ma guidata, non si può, non possiamo ergere dei muri ma mettere i mulini a vento, e tutto qui. Grazie, grazie mille, Antonio, siccome so che fra qualche minuto dovrai andare via per un altro impegno, adesso io farò una chiacchiererò con Pietro, eccetera, quindi se dovessi andare via senza essere coinvolto nuovamente, io ti saluto e ti ringrazio per l'intervento. Ok, Pietro, volevo coinvolgere te anche per ampliare quello che hai detto nel tuo intervento precedente. Se vuoi, se ne hai bisogno, ti do la possibilità di condividere lo schermo. Lo faccio subito. Ok. Nel frattempo mi aggancio sempre a questo argomento che ha spiegato molto bene Emanuele e Antonio, no? Due giorni fa mi hanno intervistato e alla trasmissione Wannabe di Rai, Radio 1, e ci si chiedeva appunto se queste tecnologie, c'è il rischio che sostituiscano l'insegnante, questa grande domanda che ci si pone. Esatto, questa è una grandissima paura che tutti hanno, tutti abbiamo, eccetera, non solo l'insegnante, ma anche nel mondo del lavoro in generale. Certe tipologie di lavoro, no? In realtà lì diciamo il ragionamento che ho cercato di portare, che appunto è una tecnologia, ma dobbiamo avere lo spirito critico, dobbiamo sempre avere il critical thinking, che deve essere un po' la nostra guida in questo contesto, non avere la repulsione, ma okay, avere l'occhio critico e usare in modo intelligente questa cosa. La disse anche qualche mese fa durante un seminario il mitico Federico Faggin, tanto per fare un nome importante, ecco. E quindi c'è assolutamente da utilizzare queste tecnologie, ma sempre con spirito critico, ecco, e in modo utile, ovviamente, ecco. Detto questo, ecco che mi sono un attimo anche perso, scusate, vorrei lo schermo è condiviso? Ok, allora un attimo che recupero la slide. Eccomi qua. Vedete, che ne so, cane robot, dove si usa? Punto di domanda. Certo. Ok, allora saltiamo la slide precedente. Sì? Interrompo, l'utente ci chiede di non denominarlo necessariamente cane robot, perché il cane è un termine che si riferisce alla specie animale, quindi dovremo trovare un altro termine. Allora, robot quadrupede. Questo okay. È l'altro modo con cui viene chiamato. È che appunto il robot dog è facile da dire, e quindi usiamo questo termine tipicamente, o cane robotico, o robot cane, eccetera. Ci sono vari punti. Robot quadrupede forse è più soft, come suggerisci Cosimo. Ok. È un po' come robot umanoidi oppure robot similumani. Cioè, fa un po' la differenza. Ecco, allora, giusto per darvi un'idea di dove possano essere utilizzati questi robot appunto quadrupedi, ok? È scritto solo in questa slide, Cosimo. vediamo ad esempio il discorso del voice control, per cui c'è l'utente che può dire stand up e il robot si tira su in piedi, può dirgli saluta, say hello, e il robot saluta. Quindi abbiamo quindi proprio dei comandi vocali che vengono interpretati, che vengono ai quali viene dato poi un utilizzo, un senso. Poi abbiamo il robot che può ad esempio evitare ostacoli, per cui questo quadrupede nel momento in cui cammina e
ha un ostacolo nel suo percorso, lo può evitare. Questo grazie al sistema di videocamere integrato e appunto a queste funzioni di intelligenza artificiale integrate, che appunto per la cronaca sono fornite, sviluppate dal produttore del robot, ma sono editabili, si può entrare e cambiare i parametri o comunque la logica. Questi sono un paio di esempi del robot quadrupede. E invece, nella slide seguente, anche qui a questo punto togliamo via, se vuoi, dove, la parola cane, facciamo questo robot quadrupede. Ok, dove si usa un robot poi realmente, diciamo, li troviamo in situazioni che a volte purtroppo sono magari drammatiche, come ad esempio dopo un evento tipo un terremoto, c'è la necessità di andare ad aiutare e a recuperare le persone che magari sono, si spera ancora vive. Pertanto, in questi terreni ostili, dove c'è difficoltà di camminamento, dove c'è magari anche un'aria irrespirabile, magari non c'è ossigeno, magari ci sono sostanze appunto tossiche, ecco che il robot può andare in nostra vece, comandato da remoto, come vedete. Da questi operatori, magari grazie ai sensori di temperatura, accorgersi che c'è ancora qualche persona in vita e pertanto tempestivamente chiedere assistenza per appunto intervenire e salvare le persone, mappare l'area che è stata, ahimè, disastrata o contaminata e fornire un supporto, quindi diciamo competenze in questo contesto sono assolutamente necessarie per il futuro. Mi ricordo quando eravamo a Didacta a Firenze, alcuni vigili del fuoco vennero, che erano passati a vedere lo stand dove mi trovavo e avevano visto il cane robot. Abbiamo avuto modo di scambiare qualche informazione sull'uso concreto che loro hanno visto in centro Italia qualche anno fa, quando appunto è successo il terremoto. Ecco. Quindi abbiamo veramente una tecnologia utile che, vedete, può essere veramente fondamentale per il salvataggio delle persone in alcuni casi. Ecco. Vabbè, mi fermo qui perché è una tematica molto vasta e si potrebbe parlare per un tempo indefinito. Ecco. Proprio quello che hai detto mi dà spunto per dire una delle cose che forse ho dimenticato di dire in precedenza, che questo è il primo di una serie di eventi. Questo ha un taglio, a questo abbiamo dato un taglio prettamente informativo. Tratteremo singole tematiche e fra un po' ve ne darò contezza in webinar che organizzeremo nel prossimo periodo. Appunto, nei quali potremo parlarvi di aspetti, diciamo, più dettagliati di ogni singola tecnologia che oggi vi abbiamo mostrato. Non abbiamo tantissimo tempo rispetto all'ora che ci eravamo prefissati di raggiungere, però volevo fare una domanda a te, Nick. Scusami se ti definisco Nick in modo amichevole, ma No, vi siamo colleghi. saluto, Massimo, saluto a tutti. Antonio, Ciao grazie Antonio. mille. Antonio, grazie del tuo intervento, poi sicuramente tante scuole, cioè tanti utenti ci hanno chiesto delle domande che ti porrò poi privatamente. Perfetto. Nicola, qualcuno mi chiede rispetto al tuo intervento, mi fa una domanda molto tecnica e mi dice: ma i comandi ai dispositivi che hai mostrato possono essere dati solo in inglese o è possibile anche darli in italiano o utilizzando altre lingue? Posso darli tranquillamente anche in italiano. Allora, magari la programmazione in certi casi può essere in lingua inglese, però logicamente, essendo che sono io che addestro una macchina a riconoscere un determinato suono, se il suono lo dico, lo pronuncio in italiano, può essere eseguito tranquillamente poi dalla macchina. È solo, in questo caso è solo una questione di suono, non c'è.
non c'è nient'altro, quindi può essere fatto tranquillamente anche in italiano. Ti ringrazio. In realtà volevo leggere una riflessione di Antonia. La leggo così come è stata posta, perché può essere anche davvero una chiosa significativa a tutti i vostri interventi, a quello che è stato detto. Poi vi parlerò anche ancora io per 3 minuti, ma per darvi delle indicazioni operative. Antonia ci dice: la tecnologia è utile, è necessaria innovazione, ma il docente non potrà essere sostituito perché trasmette passione, etica, umanizzazione al di là delle conoscenze e delle competenze che ha. E tutto questo deve sempre prevalere sulla buona tecnologia. Personalmente condivido in toto la riflessione di Antonia. Adesso siete liberissimi di esprimere il vostro parere, ma conoscendo le vostre anime e la vostra sensibilità, sono certo che condividiate anche voi tutti questi passaggi. È un po' quello che abbiamo detto, è stato il filo comune di quello che abbiamo detto. Abbiamo risposto anche a una domanda che era proprio è stata posta sull'argomento. Non so se volete intervenire, se avete ancora. Nel frattempo io riprendo il controllo dello schermo, perché volevo mostrare ancora qualche slide. Ok. Aspettate. Tanto che condividi, aggiungo, l'ispirazione rimane umana. Uno dei ruoli degli insegnanti è quello di ispirare, no? A essere migliori, a sognarci meglio di quello che siamo, lo diceva anche Danilo Dolci, no? Bisogna sognare i propri studenti meglio di quello che sono per dargli la libertà di migliorarsi. Quindi il sogno non è in mano ai robot, fortunatamente neanche all'intelligenza artificiale. Perfetto, sono riuscito nuovamente a prendere il controllo della tecnologia. Mi confermate di vedere la mia slide? Sì, live webinar. Come vi dicevo, a brevissimo ci saranno altri webinar targati Campus Solo sull'argomento. In particolare, già la prossima settimana parleremo nuovamente di intelligenza artificiale con il professore digitale, conoscete bene, Alessandro Bencivenni, che ci parlerà di intelligenza artificiale nell'ecosistema Google. Quindi anche in questo caso daremo un taglio molto pratico, molto, molto pragmatico alla materia, proponendovi soluzioni concrete per portare questa tecnologia nelle vostre classi. Successivamente, mercoledì, avremo un webinar formativo, questa volta su Lego, e quindi anche qui il webinar è aperto e siete tutti liberissimi di iscrivervi e di partecipare. Non dimenticate di visitare periodicamente il nostro blog, all'interno del quale troverete articoli, indicazioni, suggestioni di vario tipo. Campus Store vi è vicino attraverso, anche oltre ai suoi canali istituzionali, ma anche attraverso la rete vendita che opera su tutto il territorio nazionale, attraverso i suoi centri di assistenza, la sua rete di installatore e soprattutto, in particolare per l'ambito di mia pertinenza, come diceva anche Emanuele, con una rete di formatori che vi supporta attraverso Campus Store Academy, che è ente di formazione certificato e che risulta fondamentale anche rispetto agli argomenti che abbiamo trattato oggi. Tutto quello che abbiamo detto prevede da parte nostra un supporto formativo che potete richiedere attraverso i nostri canali o scrivendo direttamente al mio indirizzo email. Il vostro riferimento resta sempre il sito di Campus Store, attraverso il quale potete trovare nelle varie categorie tutti i prodotti che offriamo, ma la sezione bandi e finanziamenti vi può guidare di volta in volta rispetto ai bandi, progetti che vengono messi a disposizione delle scuole. Il nostro catalogo resta sempre per i nostalgici del supporto cartaceo, per noi sempre, sempre validissimo, ed anche oltre al catalogo generale, il catalogo settoriale che abbiamo predisposto anche per l'ITS. Tutti i prodotti naturalmente presenti nel catalogo Campus Store sono forniti da una serie di partner che abbiamo cercato di riassumere all'interno di questa slide e che vedete, proprio perché sono in gran numero, in dimensioni microscopiche. Volevo fare, mi fermo qui su questa slide e vado in maniera, diciamo, con meno,
rapidità. Non a caso vi mostro la cartina della Sicilia con i nostri commerciali di riferimento e riproponendovi anche i miei riferimenti, perché il webinar di oggi e tutte le soluzioni che abbiamo proposto possono essere fonte di ispirazione nei progetti che le scuole siciliane stanno predisponendo in questi giorni rispetto ad un bando che appunto è stato proposto dalla regione Sicilia e che prevede proprio la definizione e la stesura di progetti per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a servizio della didattica. Su questo siamo prontissimi a supportarvi anche rispetto al noleggio di tutte le attrezzature che avete visto oggi, in particolare quelle che vi ha esposto Pietro e Nicola, ma anche rispetto alle soluzioni che hanno proposto gli altri partner che sono intervenuti. Quindi potete fare riferimento al vostro commerciale di riferimento rispetto alle province che vedete mappate sulla cartina, oppure fare riferimento ai miei recapiti diretti. Saremo felicissimi di supportarvi rispetto ai progetti che dovrete definire. Cerco di interrompere la condivisione del mio schermo così che possiamo... Cosimo, mi permetti un inciso sul bando? Proprio veloce? Super volentieri, anzi. Scuola di robotica, partner di Campus Store, è all'interno della rete di università che si occupano di ricerca sull'intelligenza artificiale e macchine intelligenti. Per cui nel bando è richiesto anche avere università e enti di ricerca, e quindi con Campus Store vi forniremo anche la possibilità di entrare in contatto e in partnership con enti di ricerca molto importanti in tutta Italia. Mi permetto di riportarvi i ringraziamenti di tantissimi partecipanti che stanno arrivando in chat, e quindi anch'io vi ringrazio nuovamente per gli interventi e rimando tutti, sia voi che i partecipanti, ai nuovi appuntamenti che presto definiremo. Grazie a tutti, davvero. Grazie. Grazie a voi. A tutti. A tutti.